facciamo un appello al Parlamento, alle forze politiche, perché questa commissione veda la luce, perché questo è uno strumento per provare ad uscire dalla rincorsa del singolo caso. Siamo sempre alla ricerca di un elemento di tutela che sveli quello che succede quando ci viene segnalato un caso. C'è bisogno però evidentemente di un lavoro più complessivo, perché quello che emerge da ogni singolo caso è che il problema non è soltanto di qualche singola eccezione, ma che forse c'è un elemento di sistema che non funziona, e allora forse c'è bisogno di andarci a guardare dentro. Spesso questi casi sono definiti di mala polizia, è un brutto termine, non lo amo sinceramente, ma sono sempre, quasi sempre associati a mala giustizia, e quindi il problema è proprio qui. La responsabilità molto spesso del proliferare di questi casi è dovuta al fatto che abbiamo delle carenze di sistema nel perseguirli e nell'accertarli. Una commissione d'inchiesta, chiunque la proponga, chiunque la sostenga, mi troverà sempre, sempre d'accordo e nei limiti delle mie capacità al suo fianco, perché occorre, secondo me, che la politica prenda atto che esiste un problema. Le nostre carceri sono oggi una realtà terribile, una realtà nella quale la cultura del rispetto dei diritti umani non è per niente contemplata, una realtà nella quale si commettono i soprusi e nella quale poi si mettono in piedi le coperture. E quindi in questa maniera sapete cosa si dice? Che quella vita non conta nulla, perché di fatto oggi questo viene detto.